visto, insomma, ricordo, anche le nostre nonne utilizzavano l'acqua di rose. Sì. Per il viso. Allora, noi lo facciamo in modo particolare la ricetta. Vediamo subito cosa ci serve. Per realizzare una lozione viso alle rose serve una rosa fresca, acqua per la caffettiera, una caffettiera ovviamente, e un flacone dosatore, una bottigliettina di vetro. Allora, questa è la ricetta divertente di oggi, quindi userò la caffettiera e invece del caffè metterò dei petali. Quindi, nella caffettiera? Sì, quindi dobbiamo mettere dell'acqua di rubinetto o anche demineralizzata, così ci durerà. Vedo molto attento. Quindi metto l'acqua come al solito fino alla valvola, posiziono il mio filtro e metto dei petali in questo modo. Quindi sì, vado proprio a pigiare. Ma curiosa questa cosa. Riempiendo il più possibile, quindi deve essere bello compatto in questo modo. Dopodiché chiudo in questo modo e metto la caffettiera sul fuoco come se stessi facendo il caffè. Ovviamente deve essere molto ben pulita. E dopo circa 3-4 minuti, eccolo qui, arriverà il liquido rosato della mia acqua di rose. Ovviamente una lozione, non ha una grande conservazione, ma la possiamo anche surgelare. La teniamo in una bottiglia, ad esempio in frigorifero, dura una settimana, anche 10 giorni, ma possiamo farli dei cubetti anche alla rosa, in realtà da sciogliere poi anche in un bicchiere da bere, perché appunto è commestibile, oppure da usare come lozione viso, décolleté. Ma che bella questa cosa! Sì, ed è profumatissima, colorata, la possiamo fare anche gialla in base al colore della rosa.